Rieccoci! Eccoci qui! Non siamo andati via! Siamo ritornati, sperava di vedere un bel documentario dopo la pausa, invece no, eccoci qua. Dove andiamo? C'è il Sapientone. Sapientone, dove vuoi andare? Che bel nome. Che bel nome, tra l'altro. Lo spieghiamo allora questo gioco. Spieghilo lei. Beh, allora, ultimo gioco del nostro quiz, 10 domande sull'argomento a testa a piacere che avete scelto, per cui storia contemporanea per i miei signori qui alla mia sinistra. Storia medievale, insomma. Per Bacco, che begli argomenti divertenti per entrambi. Insomma, ogni domanda, sono 10 domande, ogni domanda vale un punto, due punti a scalare ogni volta. In base alla difficoltà della domanda, chiaramente. E quindi con questo gioco si può ribaltare tutto quello che c'è stato fino adesso. Siamo 6 a 4 per Codroipo. Iniziamo dunque la Rivedarcano Arcano che è in svantaggio di due punti, 10 secondi a domanda, risponde solo il capitano, ovviamente si possono consultare, certo. Il capitano è quello più esterno dei due seduti. Purtroppo niente pulsante. No, pulsante non serve perché se volete premere così nessuno vi ruberà l'argomento. Esatto. Nessuno vi ruba l'argomento. Puoi portarlo a casa? Vedete, ne avete goduto per mezz'ora, insomma. Magari a fine quiz negoziamo il prezzo, esatto. Essendo di Genova negozierò io. Stacchetto, Sapientone. Siamo pronti allora? Pronti per partire con il gioco finale? Parto da Rive d'Arcano. Signori, 10 domande, 10 secondi. Siete pronti? Prontissimi. No, sì, date qualche segno di vita. Parlo con voi. Okay. Seconda domanda? Sì. No, 10 secondi. 10 secondi a domanda. No. Questo per un presentatore è fantastico. Seconda domanda, dopo poi devo fare stretch. Ok. Allora, partiamo? Sì. Ah, ce la possiamo fare. Prima domanda, signori. Cosa si intende per piano Marshall? Non c'è bisogno? Sono ossessionato. Allora, diciamo, era un piano nel secondo dopoguerra mondiale, okay, di aiuti economici che l'America aveva destinato all'Italia. Può andare, perfetto. All'Europa. Ancora, seconda domanda. Il leader sovietico della perestroica. Quel pulsante Gorbaciov. Esatto. Brava. Anche il nome magari, vabbè. Nome? La domanda da due. Mikhail. Esatto. Bravissima. Sborona, vuole esagerare. Terza domanda. Data dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Oddio. Che vi sento? Ottobre del 1963. Roba del 1963. Roba sì. Però la data. Senta, com'è? 22 novembre 1963. Applauso di incoraggiamento, sei stati comunque bravissimi. C'è ancora tempo per recuperare. Quarta domanda, la difficoltà sale sempre di più. All'incirca, quante vittime si registrarono negli attentati dell'11 settembre del 2001? Io direi 3.000. 3.000? Giusto, perfetto. Giusto. 2.000 non l'avremmo accettato. Perfetto. Colpo di coda, anche qui, bravissima. Sono circa 3.000. Circa 3.000. Purtroppo sì. Esatto. Quinta domanda. Nome della cagnolina lanciata in orbita dai russi nel 1957. Silenzio. Laika? Sì. Giusto. Bravissimo. State prendendo ritmo, eh? Ancora 5 domande, sale sempre di più la difficoltà. La sesta, perché sono famose le isole Falkland? Oddio, per riassumere, per una, diciamo, l'invasione ad opera della Gran Bretagna. Nei confronti di? Dell'Argentina. In che anno? Gli anni 80. Spari un numero. Signori, mi sa che ascolto il tempo. Sono passati 10 secondi. Non ricordo. 82. L'anno dei mondiali. Peccato, c'eravate quasi. Ancora, settima domanda. Il trattato di Maastricht ha introdotto l'euro, ma un euro a quante vecchie lire equivale? Silenzio. 1982,26. No,
C'è un errore. Perché tu hai risposto bene, ma il segnale ha risposto male. Ha detto 1982, l'anno dell'invasione delle Falkland. Esatto, esatto. 1936,26. Purtroppo... Un euro equivale facciamo decidere al giudice. No, giudice. Chiedo scusa. Innanzitutto il regolamento diceva che rispondeva anche il capitano per primo se sapeva la domanda. Okay. Lui ha risposto per primo, lei ha risposto giustamente, però per seconda non posso... Ragazzi, è sbagliato. Ragazzi, inflessivi. Abbiamo il giudice. Qualsiasi lamentela. Devo annullare tutte quelle di prima. Signori, scusate. Qualsiasi no, non poteva rispondere neanche prima, ma erano giuste le abbiate voi. Questa purtroppo c'è una contrapposizione. Sì. Purtroppo era una concessione quella di prima, non quella. Bene, dai, possiamo ancora riprenderci, signora, perché adesso 8 punti, 9 punti, 10 punti. Mi devi il signore anche a me, una volta tanto. Signora, solo a lei, no, perché? Vabbè, signori, insomma, volevo allargare. Allora, ottava domanda. L'uragano Katrina, quale stato ha devastato di più? Negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti. Consultatevi se volete, ma occhio a come rispondete. La Louisiana. Esatto, bravissima. Bravissima. Brava. 8 punti, e questi sono tanti. Questo è un grande colpo, signore. New Orleans è la città, bravissima. Eh sì. Bravissima. Esattamente quella. Bravissimi. Domanda che vale 9 punti. Chi ha detto... Essere potenti è come essere una signora. Se devi dimostrarlo, non lo sei. E non è Lady Gaga. E non è Lady Gaga. Neanche la spadaccia. Una grande donna. Quindi si restringe, insomma. Io anche sul donna, poi c'è qualche... Però, insomma, una grande, ecco. Spari un nome? Niente? Niente. Margaret Thatcher. Sì, sul donna avevo cercato. Il giudice ha anche provato un attimo. Secondo me la 10 rischiate di beccarla. Però vale occhio, punti, occhio che la 10 può farvi svoltare davvero tutto. Ultima domanda per i concorrenti di Rive d'Argano. Anno dello sbarco americano nella Baia dei Porci a Cuba. Il golpe tentato? 1959. No, 1961. Applauso, bravi. Quanti punti? Allora, quanti punti hanno fatto? Sto andando a vedere. 1, 3, 7, 12, giudice, 20 punti hanno fatto. 20 punti, conferma. Vanno a 24. Conferma anche il 10. Beh, 24 comunque, direi. Bravi, un ottimo, 24 un ottimo punti per questa formula è un buon punteggio. Bravi. Che ne pensate della performance dei vostri avversari? Molto bravi. Molto bravissimi. Questa è una frase di prammatica, ma stai pensando dentro di te, ma noi li battiamo. Sì. Pronti? Grandi gufate. Ecco. Attenzione, si appollaiano i signori di Rive d'Arcano. Allora, loro hanno scelto storia medioevale. Tra l'altro sono stati il club più gentile perché hanno dato un vasto raggio per le nostre domande, proprio enorme. Secoli e secoli di storia. Non sanno cosa hanno fatto. Detto questo... Appunto, non sanno, giustamente Muraro fa notare. Domanda 1, risponde solo Silvia, però ovviamente vi consultate. Domanda 1, andiamo a leggerla. Cosa significa il termine medioevo? Età di mezzo. Perfetto, bravi, bravi. Un punto. Contestano. Un punto, dai. Perché contestano? Domanda punto. Troppo facile. Piano Marshall, vi abbiamo punto, chiesto. Un punto. Hai anche detto no. L'Italia. Campazzo. Mamma mia. Lui toccato nell'orgoglio. Bravo, Campazzo. E mi guarda anche male. È giusto. No, sono un po' strabico. Siani poi parteggia come se sapesse le domande. No, assolutamente. Se sapesse veramente io le Io ne cose, conosco capito? Una, chiaramente. Almeno si fa una cultura. L'avevo fatto la versione con lui con le figure. Sì, esatto. Allora. Didascalica. La 2. Quale evento segna comunemente la fine del Medioevo? La scoperta dell'America. Bravissimi, bravi. 3. Sotto l'arco di Porta Soprana a Genova, quale casa di un famoso navigatore trovo? Cristoforo Colombo. Bravi, esatto. Bravi. L'unico genovese che ricordo. 3 contro 3. C'è anche scritto qua il primo genoano in trasferta, chissà come mai. Va bene, andiamo avanti. La 4. Nell'Ottocento, nell'anno 800, chi fu incoronato imperatore da Papa Leone III? Carlo Magno. Bravi! Molto bravo. Domanda 5. Calmi. Aspetta.
cosa si intende per lettera di corsa? Siamo stati prima così buoni, adesso non siamo stati così buoni. Come che siamo stati buoni? Difficili, dalla fine. No, 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 no. Era una lettera che riguardava i corsari, sì. La pirateria? Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Bravissima. È praticamente l'incarico che davano alcune nazioni, una fra tutte l'Inghilterra, che praticamente permettevano a vari predoni di predare in nome e per conto della predoni regina. Che predano. Esatto. Non ti si può nascondere nulla, voglio dire. Questi giochetti lessicali sono fantastici a quest'ora della notte. Domanda 6. Così anche a scuola. Sì. Tu dice. Un po' di professionalità, insomma. Secondo me alla fine della puntata peggioriamo. Allora, la domanda che vi facciamo adesso, da questa domanda pretendiamo il nome di tre popoli. Quali popoli venivano chiamati vichinghi? Ce ne servono tre. Svedesi. E uno. Norvegesi. E due. Occhio. Finlandesi? No. No. No, danesi, danesi. Applauso lo stesso. Applauso. Primo errore per Codroipo. Primo errore. Domanda 7, sempre più difficile, saliamo con la difficoltà. Quanto durò in realtà la guerra dei 100 anni? 106 anni, 116 o 126? Via col tempo. 126? No. No, 116. Occhio che loro alla fine le hanno azzeccate. Hanno beccato quella da 8 pesantissima. Sì, occhio, vero. Occhio. Numero? 8. È questa. È questa qua. Allora, chi era Baliano o Valiano, dipende dalla pronuncia, di Ibelim? Beh, famosissimo. Chi non lo conosce? Un difensore di Gerusalemme durante la crociata? Mamma mia, l'hanno beccato! L'hanno beccato! L'hanno beccato! L'hanno beccato! Bravissimo. Ragazzi, questo è lo storico difensore di Gerusalemme nella seconda crociata. Chiaramente parente della signora. Cioè. Non si spiega il motivo per l'hanno cui l'hanno beccato. Praticamente quello che ha consegnato per risparmiare una serie di vite umane. Bravi. La città al feroce Saladino. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. 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 Difensore di fascia, tipico, sì, sì. Sì, sì, lì vicino. Domanda 9. Oh, ragazzi, è sceso il gelo alla loro risposta, eh? Sì. Provo Enrico IV, nel 1077, si recò a Canossa, da cui il detto recarsi a Canossa per chiedere scusa, a quale papa? Enrico III? No. Gregorio VII. Gregorio VII, applauso, è applauso, molto complicato. Applauso, molto bravi, complicato. Bravi. Ultima domanda per l'Udinese Club di Codroipo. Vi chiediamo l'anno preciso in cui cadde Costantinopoli, il regno di Costantinopoli. 1453. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Questa è la zampata finale, mi sa. Mamma mia. Ragazzi, io vado via, pensavo di aver fatto domande difficili, vede, vado via. Chi ha vinto? Ha vinto Codroipo. Bravi, bravi, bravi. Ha fatto 34 punti, eh. Quanto? Io, 34 quella punti del Papa avrei risposto Pio tutto, perché Pio tutto. Ha ampliato tutto loro. Applauso a Rive. Bravo, stati bravissimi. Nella prova di cultura, questa qua 34 a me risulta. No? 34, 34 a 24, anche a me risulta così. Beh. Quindi l'ultima domanda è stata decisiva per vincere praticamente. Ma hanno staccato l'ultima domanda. Se no, 34 con quella di cultura. Ah, 34 solo la cultura hanno fatto loro? Ah, ok, ok. Ah. Perdona, vabbè. Avevo capito male. Anche. Però, quindi comunque hanno stravinto. Per hanno stravinto, va bene. Che dire, sono rimasto basito, ma hanno beccato anche Baliano di Ibelin, sono rimasto... Devi essere più cattivo, Campazzo. Allora, insomma, avete capito, ha stravinto Codroipo contro un degno avversario, degnissimo, sì. Perché ha fatto un sacco di punti, però, francamente, hanno beccato qualsiasi cosa. Se gli chiedevamo anche cosa indossava, che ne so... Sai, non ti allargare. Non t'allargare. La smetto. Ciao, arrivederci, ciao. È finito tutto. Ma scherzi a parte. Ringraziamo tutti i nostri sponsor. A beneficio dei nostri amici in sala,
diciamo che c'è continuo al buffet con offerto dai nostri amici della Buca di Bacco, lo sponsor che ci permette... State seduti! Fermi! Fermi! Non vi muovete! Anche i concorrenti. Fermi, non vi muovete, assolutamente neanche voi. Noi torniamo, stessa ora, stessa rete, fra 8 giorni. Puntata seconda. Fra 8 giorni, puntata seconda. San Daniele contro Fagagna, ciao!